lo sapete, l'avete vedo i cartelli, avete letto della sua storia e sapete che era un siciliano come noi, un siciliano che voleva giovane, che voleva essere libero, che voleva guardare al futuro e che è stato ammazzato dalla mafia proprio perché la sua libertà era stata considerata eccessiva. Si era presa la libertà di parlare male della mafia. E quindi noi in questa targa abbiamo scritto non solo martire della mafia, ma anche onore della Sicilia. Perché onore della Sicilia vuol dire che tutti i siciliani sono come vengono dipinti. Ci sono siciliani coraggiosi, ci sono siciliani che fanno il loro dovere, che fanno il loro lavoro, che stanno insieme agli altri per cercare di portare avanti le situazioni. E Peppino Impastato era uno di questi. Quindi è vero che è stato ammazzato, ma le sue idee camminano ancora e camminano sulle nostre gambe. E quindi pensiamo sempre alle nostre gambe. Non ci deve essere più un quartiere dimenticato. Il fatto di intitolare una strada è un fatto di civiltà, perché quando mi vado domani a un stai e mi dicono che è caseggiato, ma metti che domani lo IACP le dipinge di blu, a un stai è case blu, e se poi dopo 10 anni fa marrò, a un stai è case marrò, non è possibile. Io sto in via Peppino Impastato numero 1. E cavo anche ricevere la posta, i documenti, i bullette, magari facciamo a meno. L'altra volta quando abbiamo messo queste targhe abbiamo fatto una colletta perché al comune ci avevano detto che soldi non ce n'erano. Allora quelli che vedete qua sul marciapiede, andiamo a fare in giro, abbiamo messo la mano in tasca e abbiamo detto beh, le targhe le facciamo noi. Stavolta la stessa cosa, solo che stavolta abbiamo preso uno migliore, tale Danino Mammana. Raccomando, curate. Grazie. Angela, qua sono. Io guardavo oltre. Dunque, buongiorno a tutti. Sono veramente emozionata. È bellissima questa iniziativa che noi, come costituendo Presidio Libero Messina, noi stiamo costituendo il presidio di Libera. Lo dico con orgoglio perché Messina dopo 18 anni non aveva il presidio, e secondo me è importante che questa iniziativa di Don Ciotti abbia nella nostra città un momento concreto di realizzazione. Ci siamo visti il 21 marzo vicino al Palazzo Piacentini per ricordare tutte le vittime della mafia. Vedo i vostri cartelloni che sono bellissimi, ho visto i vostri lavori altrettanto belli. Oggi è la seconda giornata ed è altrettanto importante e bella, perché come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. Cose belle ci aiutano a vivere meglio, i posti degradati ci fanno star male. E allora quello che vi dico, abbiatevi cura, è una cosa bella, e fate sì che
che fosse il vostro quartiere riempirsi di cose bellissime, e già queste cose che avete fatto sono splendide. In nome di Don Ciotti speriamo di creare un clima di rete, di serenità, di rapporto sono tante, del volontariato, le scuole. Il 21 marzo è stato il primo momento con le difficoltà di un'organizzazione che sta nascendo, con anche la disponibilità delle persone, però insieme, tutti insieme, possiamo fare tantissime cose per cambiare questa nostra città alla quale teniamo e alla quale vogliamo veramente bene. Brava.